C'è un antico adagio di Sant'Agostino che dice: amate e fate ciò che volete. E sono sicuro che quel fate ciò che volete stuzzica un sacco i nostri desideri, perché sa proprio di libertà. Ma il problema di quella frase non è tanto fate ciò che volete, il problema è amate. Se l'amo. Perché oggi come oggi questa parola è un po' troppo abusata, tanto che in nome dell'amore ci si prende la libertà di fare certe fesserie, giustificandole come amore, quando in realtà amore non è. Bello il mio romanticone. E quindi che si intende per amore? È esattamente quello che cerca di spiegare Gesù nel Vangelo. Perché secondo Gesù, per amare veramente non bisogna seguire un sentimento, ma un comandamento. Cosa? Un comandamento. Ma di cosa stai blaterando? E io lo so che cosa stai pensando, cioè che è un'imposizione. Ma è proprio qui il punto capitale della questione. Perché noi che siamo abituati a un eccessivo sentimentalismo, pensiamo che l'amore sia un'emozione che si deve sentire. Cioè, mi sentivo prima un sacco caldo, no? Poi un sacco freddo. Quando invece è un gesto che si deve compiere. Maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? È come quella mamma che si sveglia tutte le notti perché il suo bimbo appena nato piange. Che sentimento avrà quella mamma? Non avrà certo la voglia d'amare, perché l'unica voglia che ha in quel momento è quella di dormire. Però compie lo stesso il suo gesto d'amore, coccolando il suo bambino. Controvoglia, ma lo compie. Che poi è lo stesso tipo d'amore di Gesù sulla croce. Ma che sentimento può avere un uomo sulla croce? Paura, tristezza, angoscia. E questo ce lo dicono i Vangeli. Eppure lo chiamiamo amore, perché non stiamo definendo il sentimento, ma il gesto. Proprio perché l'amore non è un sentimento, ma è un atto. In altre parole, amare è fare ciò che si vuole. Non significa seguire i propri istinti emotivi. Perché quelli vanno e vengono, e appena finiscono ci fanno ripiombare nella tristezza più assoluta. E noi stiamo sempre alla ricerca di ciò che ci piace, ma senza mai trovare qualcosa che dura davvero. No, amare invece significa rispondere a un comando interiore che tu sai essere giusto. Significa compiere dei gesti, anche controvoglia, ma li compi per la persona che dici di amare. Allora sì che puoi fare davvero ciò che vuoi, perché non rispondi più ai tuoi sentimenti, ma alle esigenze dell'altro. In altre parole, stai amando davvero. Il mio amore è differente.